dovuto allenarsi come al solito e magari sicuramente qualcuno oggi ne ha risentito e in campo lo abbiamo visto, però bisogna anche cercare questi alibi qui, perché poi l'avversario ha giocato con grande ritmo, noi non siamo riusciti, siamo riusciti solo nell'ultima parte del primo tempo ad avere lo stesso tipo di atteggiamento, e in quel momento lì siamo stati anche bravi a pareggiare una partita che era diventata complicata. Secondo tempo ci abbiamo provato con grande generosità, ma nel tentativo di vincerla abbiamo rischiato anche di perderlo. Per cui direi che in ogni caso è un punto conquistato, perché oggi l'avversario poteva anche far sua la partita, e in una circostanza siamo stati anche fortunati, anche se credo che la nostra generosità almeno ci ha fatto conquistare un punto. Sul piano tecnico abbiamo perso diversi palloni, ma credo che soprattutto sul piano agonistico oggi ci è mancato qualcosa. L'avversario ci ha aggredito e sono stati bravi, ma noi sappiamo che in casa dobbiamo giocare con un altro atteggiamento. Oggi l'atteggiamento giusto, secondo me, c'è stato solo a tratti, e in altre situazioni invece abbiamo pagato. Ecco. C'è una motivazione per questo? Come? Puoi ipotizzare già una motivazione? No, la motivazione poi la troveremo parlando in settimana con i ragazzi. Però così bisogna essere realisti e guardare la partita per quello che è stata, no? Per cui è un avversario che il secondo tempo si è chiuso, ma che in contropiede ci ha messo in difficoltà. Noi potevamo fare gol il secondo tempo perché abbiamo attaccato con tanti giocatori, ma credo che non lo abbiamo fatto con il solito ordine, con la solita lucidità, per cui dal punto di vista organizzativo fino ad oggi siamo stati superiori all'avversario, oggi è successo meno, per cui credo che abbiano portato via un punto più che meritato loro. Poteva andare peggio. Ma sicuramente, oggi poteva andare assolutamente peggio. Dobbiamo valutare, perché per noi sappiamo che in casa fino ad oggi partite facili non ne abbiamo avute, assolutamente. E allora bisogna sempre avere l'approccio giusto. In certe situazioni come oggi avevamo preparato la partita, soprattutto nel primo tempo, in maniera diversa, non siamo riusciti a farlo. Questo è stato un merito dell'avversario, ma anche oggi direi un demerito nostro. Molto pressing da parte degli avversari, intensità e ritmo, anche perché insomma si pensava che il secondo tempo calasse un po', invece hanno tenuto la velocità. Diciamo che il secondo tempo loro si sono chiusi, però sono ripartiti molto bene. E le loro ripartenze ci hanno messo sinceramente in difficoltà, perché sugli esterni avevano giocatori che nell'uno contro uno sapevamo che potevano farci male. È normale che giocando in casa, credo che dal punto di vista dell'atteggiamento noi dobbiamo ancora crescere un pochino per mettere sotto gli avversari magari prima e magari soffrendo un po' di meno. Oggi non è stato così, ripeto, è stata una settimana particolare questa, però dobbiamo recuperare, pensare al Tamai. Sapevamo che i campionati non finiscono a ottobre, anzi iniziano, perché il calcio vero inizia, è quello delle 2:30, il calcio vero comincia oggi e noi bisogna agire di conseguenza, per cui ci rimetteremo al lavoro, come sempre. I ragazzi credo che sono ragazzi intelligenti, hanno capito e capiscono quello che bisogna fare. Ho molta fiducia in loro, durante la settimana ne parleremo e poi domenica a Tamai ricominceremo a giocare da par nostro. Ecco. Mangiare la pizza. Come? Mangiare la pizza. È meglio che stiamo in bianco questa settimana. Direi che è meglio stare in bianco. Nei discorsi all'interno adesso, i giocatori si sono resi conto di essere andati un po' al di sotto del loro livello normale, cioè come allora, si sono espressi io credo che in ogni caso i ragazzi si sono impegnati tantissimo, perché c'era una grande volontà di andare sopra l'avversario, semplicemente non ci siamo riusciti oggi, e questo analizzeremo in settimana il perché. Tra l'altro domenica avrai qualche difficoltà, diciamo, perché mancherà Cecchi, mancherà credo anche Bradaschia, non so cosa si sia... No, Bradaschia quasi sicuramente mancherà, perché ha sentito tirare il flessore, per cui ora non so l'entità dell'infortunio, ma insomma, ci sta che debba stare fermo, però
insomma, noi non dobbiamo guardare queste cose. Io ho fiducia nei miei giocatori, ho fiducia nella rosa che ho a disposizione, per cui chiunque ci sarà sicuramente si metterà a disposizione del gruppo, ecco.